Guerrini, executive della Region BNI Bologna-Ferrara. Mi piacerebbe condividere con voi il concetto della referenza. Perché entriamo in BNI? Entriamo in BNI appunto per fare passaparola, questa è la base. Ma cosa c'è dietro alla referenza? Alla base uno pensa, magari do una referenza a un collega di capitolo affinché poi lui le dia agli altri del capitolo e poi la ruota gira e torna a me. Ma all'atto pratico, quando settimanalmente diamo referenze ai nostri colleghi di capitolo, abbiamo un primo bisogno da soddisfare, e cioè aiutare il cliente finale. Tendenzialmente il cliente finale è o un nostro amico, o un nostro parente, o un nostro cliente, o un nostro fornitore, comunque una persona a cui teniamo. E sappiamo, sia esso azienda o privato, se sbaglia due o tre fornitori in pochi mesi, poi va a navigare anche in cattive acque. Quindi alla base della referenza c'è una referenza, un passaparola fatto col cuore. Quindi aiuto e soddisfo le esigenze di un mio contatto grazie al valore di un membro. Come faccio a capire qual è il membro giusto? Io sento molti membri che sono in BNI da tanti anni e tutti ti dicono che al secondo, terzo, quarto giro di one-to-one col proprio capitolo iniziano ad andare sempre delle referenze più qualificate. Quindi come fanno? Perché questo? Perché con one-to-one capisci bene uno che vai sempre più nel dettaglio. E poi impari anche, se applichi il metodo, a fare le domande giuste. Cioè, prima di dare una referenza a caso, subito ce l'ho, devo imbiancare casa, in bianchino, no, piano. Cerca di interessarti su che tipo di imbiancatura vuole, cioè cerca di capire dal tuo contatto quale esigenza ha. Possono essere sembrate domande banali. Ma se fai due o tre domande, quattro domande e ottieni delle risposte, ecco che uno vai a presentare il membro in maniera corretta e due, il potenziale cliente ha capito che gli stai presentando la persona giusta perché l'hai saputo ascoltare. E questo è proprio uno come dire, degli input che abbiamo un po' tutti noi oggi, no? Impariamo ad ascoltare un po' di più. I miei diciamo sempre che ci hanno fatto con due orecchie una sola bocca, usiamole in proporzione e la bocca usiamola soprattutto per domandare. Quindi mi fa piacere dirlo che così mi auto alleno. Grazie a tutti quanti per avermi ascoltato e buon Giver's Day.